Sono Barbie Xanax. Oggi volevo parlarvi di un film brutto che a me non è piaciuto per nulla, mi ha deluso tantissimo e quindi volevo prenderlo in giro con voi, con gli altri poveracci che l'hanno visto, perché oh mio Dio che brutto. Ovvero La Bottega dei Suicidi. Avevo tantissime aspettative su questo film perché mi aspettavo qualcosa di macabro e divertente, carino, un po' tipo Harry Selick, il regista di Coraline e di Nightmare Before Christmas, quindi credevo fosse qualcosa su quel genere. Il film, come al solito, ha problemi solo in Italia. Infatti all'inizio viene vietato ai minori di 18 anni. La distribuzione italiana giustamente si incazza da morire e dice: com'è possibile che alle 3 del pomeriggio c'è Barbara D'Urso che intervista Zio Michele su come ha strangolato Sara Scazzi e poi vietino un cartone animato? Fa ricorso e il divieto viene tolto. Per vedere questo film io ho buttato un'ora e mezza della mia esistenza. Sulla carta doveva essere carinissimo, io ero già di parte, già lo amavo prima ancora di averlo visto. In realtà, secondo me, il problema più grande di questo film è la sceneggiatura, che è praticamente una copia brutta, poraccia, della famiglia Adams 2. Il film inizia e noi vediamo una strada buia. Tutti si vogliono suicidare, ma il suicidio in strada è illegale. Così c'è una bottega che vende vari metodi per suicidarsi, proprio come nei sogni. Una cosa molto carina è che la bottega è super colorata e tutto il resto della città è grigia, buia. E questo contrasto secondo me è molto carino. La bottega è una gestione familiare, cioè la madre che è un po' corpulenta, il padre che è copiato spiccicato a Gomez della famiglia Adams. Poi ci sono due figli tristi che desiderano la morte. È una famiglia perfetta, però tutto cambia quando nasce il terzo figlio, che ride, è spensierato, gioioso, felice, ha gioia di vivere. Insomma, la trama identica del sequel della famiglia Adams, che io personalmente ho adorato, adoro i film della famiglia Adams. Perché non mi è piaciuto questo film? Perché secondo me è scopiazzo senza anima. Dopo i primi 20 minuti già abbiamo capito come andrà a finire il film. Anche se graficamente è molto 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 carino, secondo me è troppo prevedibile e risulta veramente fastidioso e qualunquista. Copia troppo, secondo me. L'inizio si apre con una canzone che ci invita all'interno del negozio dei suicidi. Peccato che i movimenti di macchina, così come la canzone, ricordino tantissimo This Is Halloween, ovvero la canzone che apre The Nightmare Before Christmas. L'umorismo del film è molto alla francese, che per me è un grandissimo ostacolo, perché a me l'umorismo francese non fa ridere. A me almeno. Io sono più tipata a umorismo inglese, quindi tutte quelle battutine io non le trovo divertenti, le avrei preferite più taglienti, più argute, più al vetriolo, più macabre. Però soprattutto una delle cose che non mi è piaciuta per niente di questo film è una parte che non c'entra nulla con la trama, ma è assolutamente creepy. Ma non creepy nel senso tenebroso, ma proprio nel senso oh mio Dio, mi sento sporca. Come vedete, il protagonista è un bambino che ha una sorella che è in piena adolescenza e turbolenza. Il tutto inizia con delle cose molto carine: la ragazzina si sente brutta, è sempre triste, e lui gli dice: sei molto carina quando sorridi, oppure ti faccio un regalo femminile. Quelle cose potrebbero aiutare la sorella a far avere più fiducia in se stessa, a sentirsi meglio, ad amare la vita e non sognare la morte, tutte queste cose così. Inizialmente tutto ciò sembra una cosa molto carina, poi alla fine scopriamo il lato molto creepy, ovvero quel ragazzino ha solamente fatto il leccaculo, le ha regalato un foulard perché poi voleva spiarla nuda mentre ballava con gli amici. Il binacqua ci potrebbe anche stare, sono ragazzini, sono curiosi, vogliono scoprire il corpo, eccetera eccetera, chi se ne frega che la sorella, però il tutto diventa sempre più creepy perché la sorella inizia, non sapendo di essere spiata, inizia a fare una specie di danza della seduzione dei senteveli con sto fazzolettino di finta seta. In acqua anche pure, noi vediamo sto cartone animato nudo, vabbè, chi se ne frega, però diventa sempre più creepy perché inizia a ballare, tipo si struscia sto foulard sulla vagina, si mette a 90 a favore del fratello e degli amichetti che sono oh mio Dio! Fratellini e amici sono estasiati da questa visione a 90. Vabbè, ho chiuso un occhio, ho detto va bene Marta, non guardare sempre il maccio, magari volevano far vedere che il ragazzino era curioso e cose di questo genere. Come se non bastasse, tutto peggiora man mano, perché dopo c'è un'altra scena. In questa scena c'è il fratellino guardone trasognato, con aria trasognante, così che sogna ad occhi aperti. Sta disegnando, noi non vediamo bene cosa sta disegnando, e poi la madre ci porta lì a vedere cosa stava disegnando. Praticamente era una sequenza in cui disegnava la sorella nuda con sto foulard che se lo strusciava tra il sedere e la vagina. Vedendo questa scena io ho pensato solamente una cosa: piccolo maniaco del cazzo, chi è che ha scritto questa scena? Perché dovevano mettere questa scena? Cosa hai in mente per scrivere una scena in cui un bambino trova desiderabile la nudità e la sessualità della sorella? Neppure di un'altra donna, di una sorella. Che problemi hai? Soprattutto c'entrasse almeno con la trama, capirei, ma non c'entra assolutamente niente. Una delle cose che mi sono piaciute di questo film sono state le ambientazioni, le ho trovate molto belle. Alcune erano un po' metafisiche, che ricordavano molto i quadri di De Chirico, quindi non me si sono ispirati a quello. Però tutto ciò non basta, perché il film è deludente, poteva essere molto molto carino, aveva un grandissimo potenziale, però tutto è andato lì,
buttato nel cesso. Il film purtroppo è troppo deludente, è troppo copiato, è troppo scontato, cioè veramente io dovevo vedermi un'ora e mezza di film che non riavrò mai più nella mia vita per capire tutto quello che succede nei primi 20 minuti? È un film per bambini! È un film per bambini, perché quella scena del ragazzino guardone sulla sorella? Creepy, creepy, creepy! Per tutti questi motivi il mio voto per questo film è 2, perché non riavrò mai quell'ora e mezza della mia esistenza. Mai più, mai più. Grazie mille se avete deciso di vedere questo video, noi ci vediamo ad un prossimo video e fatemi sapere anche voi che cosa avete pensato di questo film, se volevate vederlo io vi ho smontato tutto. Se anche voi rivorreste quell'ora e mezza della vostra vita dopo aver visto questo terribile, terribile film, fatemi sapere tutto quello che volete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sembra misterica comunque il ciao, vero?